Quello che conta è quello che vuole fare, il campo largo, il centro, chiamatelo come vi pare, non mi importa niente, è una presa in giro degli elettori. Certo, potrà essere di grande soddisfazione dire con tutti contro la Meloni, ma dopo 3 mesi che sei al governo la soddisfazione svanisce e questo paese è distrutto. Alla festa nazionale dell'unità di Reggio Emilia è arrivato anche il turno del numero uno di Azione, Carlo Calenda, attualmente fuori dai giochi per la costruzione del campo largo a sinistra, ma senza chiudere definitivamente ogni possibilità di dialogo. Per la base Dem, però, serve maggiore chiarezza. Sembra un po' un divago. Però ci potrebbe stare, più che Renzi, per esempio, secondo me. Renzi non lo vuole nessuno, quindi... Spero che si possa collocare in una posizione più a sinistra di quanto è stato fino adesso, insomma. Per essere all'interno del centro-sinistra bisogna avere le idee chiare. E le idee più chiare vuol dire sapere cosa fare. Il resto non mi interessa. Sull'Ucraina cosa si fa? Sullo sviluppo economico cosa si fa? Come affrontiamo la vicenda di Stellantis, che è la più grande crisi industriale degli ultimi 20 anni in Italia? Di questo voglio parlare, il resto non mi interessa. Se ci sono i programmi c'è tutto, ma in questo momento non ci sono. Perché purtroppo le divisioni sono enormi, al loro interno, non è una questione che riguarda me, ma se non c'è un'agenda di governo non c'è ragione per stare insieme. Sul palco, per parlare di politiche industriali, anche l'ex ministro Stefano Patuanelli, che nonostante le fibrillazioni interne ai 5 Stelle negli ultimi giorni, assicura. Il Movimento 5 Stelle è radicato sulle cose che fa e che ha sempre fatto nel campo progressista, dal reddito di cittadinanza, il decreto dignità, il salario minimo, anche la proposta di Ius Scholae che abbiamo cominciato a fare già nel 2013. Non c'è modo per spostare il movimento da questi temi e quindi da questo campo. Meno netta la posizione riguardo al nodo regionale in Liguria e la convergenza sul nome dell'ex guardasigilli Andrea Orlando. Il tema non sono i nomi, il tema in Liguria è fare una proposta politica per i Liguri e per la Liguria che sia agli antipodi di quello che è stato il sistema Toti. Ci sono anche altre persone che possono farlo.